Ciao a tutti e a tutti! Oggi sono qua con mia sorella Giorgia. Ciao. Che ormai penso la conoscerete un po' tutti, altrimenti presentati. Giorgia, ho 15 anni e mezzo. Oh, dove vieni? Da casa mia. E oggi siamo qua, come vedete io struccata, vabbè lei è sempre struccata, comunque io struccata perché dobbiamo fare una delle nostre solite challenge. Quando vedete Giorgia sapete che vuol dire challenge. Mia sorella mi trucca, diciamo che non è che truccare sia proprio il suo forte, però non è neanche, in senso, ho visto alcuni che proprio non sapevano cosa fossero alcune cose, su quello più o meno dovremmo esserci quasi sì. Su tutto, quindi insomma speriamo nel meglio. Io ho preparato il mio solito beauty case con le cose che comunque uso di solito, più due palettine di ombretti, poi vabbè scegliete perché insomma io ci vedo ma molto relativamente, palettina questa qui solita di Mulac con le cose del viso, tieni, comincia ad addentrarti nel mondo. E poi appunto qui dentro ci sono tutti questi prodottini che poi dovrà sapere dove mettere. Io l'aiuterò molto, insomma, così random quando posso. Poi abbiamo pennelli occhi e pennelli viso, e anche questi, quello che pesca. Iniziamo, sei pronta? Sì. Ciak! Devi essere preparata. Sai cosa si mette prima di tutto? Il primer. Ok. Ce ne stanno tipo tre qua dentro. Cioè, basta che leggi il primer. Metto questo. Metti questo, fai vedere qual è. Hangover della Too Faced, il mio solito amato. Quindi già no, questo dai, è beccato bene. Vediamo adesso dove lo andrò a mettere. Però devi spiegare anche cosa fai mentre lo fai. Lo metto sulla mano. Sul dorso della mano. Lo metto con le dita. Sì, ma dove? Su tutta la faccia. Tutta la faccia. Che ne so dove si mette. Ma sì, tu fai come credi. Cioè, tranne gli occhi. Sapete che pochissime volte mi sono fatta truccare da altre persone? Cioè, saranno state tipo meno di 5. Infatti è proprio una sensazione a me sconosciuta. Sembra che sto a fare una pulizia del viso. Ma perché stai con sto dito così? Adesso, insomma, se non c'è il fondotinta ci sarà qualcosa. Il correttore. E ok. Allora mi sa che non ho messo la beauty blender. Se volevi la beauty blender, o altrimenti puoi spalmarla con un pennello. Fai vedere quello che hai preso. Questo è per qualcosa, però non per il viso. E il primer occhi. Ok. Glossip. Perché lo metti così? Lo uso tipo fondotinta. Ma non fai prima a metterlo qua? Ah, stai tamponando il cervello. Ci pensi che qui sotto c'è il cervello? Voi mi fate mai schifo da soli quando pensate a cosa avete dentro il corpo? Ogni tanto sì, vorrei tipo strapparmi tutte le vene. Ah, il naso è mollo. Qualcuno è passato direttamente al pennellino. Con la delicatezza al drogo, ragazzi. Sì. Indovina quale serie? Tronespan. Game of Thrones. Sono alla settima adesso e sono sempre più stronzo davvero. Aiutami il braccio. Dai, Giorgia, capirai. Picchietta. Non vedo quella parte però, ecco. Può andare. Vabbè, se secondo te va bene, nel senso, questo è il tuo trucco. Poi facciamo vedere il bellissimo triangolo. Next step. Cipria. Cipria, prendi la cipria. È facile, ce n'è solo una. Questa è la tua mitica. Si presume un pennello fluffy. Quella aspetta, tua fammi pensare quello che ho io. Questo. Ok, dai, sì. Bella spolverata e poi Pacioc. No, mi sento tutta incipriata. Ok, fatto questo, tu che preferisci, passare al trucco degli occhi oppure al continuo il viso? Che tipo di make up artist sei? E finisco il viso. Ok, quindi il blush. Altro pennello, altra corsa. Non è per il blush. Ciao, ne ho visti già solo 4 per il blush. No, non è che certo, non lo vedi che è troppo piccolo, è tipo da fondotinta. E qual è quello per il blush? Ma ce ne sono 8. Ce ne sono 8. Questo. Ah, sì, l'ha preso, ragazzi. E mo' il blush. Basta prendere. Ci sta. O qui. O anche in questa palettona, quella grande. Tu fai prima blush, poi contouring e poi illuminante. Vabbè, c'è chi lo fa, nel senso ognuno ha i suoi step. Se no prima il contouring. No, vabbè, prima ormai. Vabbè, ormai ha detto blush. Io il contouring non lo faccio. Cosa fai?
Come non lo so, devi mettere il blush? Sì, ma altre persone no. Oh, no. Oh, che cos'è? Oh. Che cos'è? Per me già è troppo. Non ci vedo. Dovrebbe andare. Ok, potrebbe, ha detto. Ora contouring. Contouring. Quindi tipo uno piatto. Choose your brush. No, questo è il tipo da illuminante. Non l'ho mai fatto. Ecco. Non mi sembra male. Ok, facci vedere la terra. E qual è? Qual è la terra? Cioè, dai, sicuro si capisce, rossa, no. Si capisce. O questa. Ti dico, ti do un indizio. Ce n'è una. Cioè, non te si può sbagliare. Questa. No, questo è tipo un blush. Questo va per mettere Bambi di Mulak. No. Ah, pesce. Sì, se no non lo so fare. Come sta venendo? Non lo so, non vedo nulla. Ma come non vedi? Cioè, non vedo la differenza. Oh. È una striscia. Non so cosa potrà avvenire. Ho paura. Allora, sembra che stia attaccando le mattonelle. La cazzuola. Ragazzi, provate a fare il contouring anche voi con Bambi di Mulak. Cosa più importante è. Sta qui. Stavamo quasi dimenticandoci, eh. Ce ne sono quattro. Quindi puoi scegliere. Se hai già un'idea di come vuoi fare il trucco, l'illuminante. Puoi scegliere l'illuminante in abbinato. Beh, classico. Quale pennello scegli per l'illuminante? Tipo uno a ventaglio. Beh, puoi anche abbondare con questo, però andiamo tranquilli. Tanto più ne metti meglio è. Lo metto anch'io. Oh! Cioè, metto brillantino. Oh! Scoop! Io vedo solo la polvere che vola via. L'illuminante è abbiamo. Che e poi altri punti dove metterlo non ho idea. Qui sopra, boh, alcuni lo mettono sul naso, però almeno non mi piace, quindi. Allora, mi piace, quindi, so che vogliamo. Siamo giunti agli occhi. Al fatidico incontro. Con cosa inizi? Con il primer occhi. Questo della Essence I Love Stage Eyeshadow Base. E questo come va spalmato? Certo. Sì, presumibilmente. Cazzuola parte 2. Ok. Ok. Ed ora ombretti. Vediamo se ha un'idea su quale colori. Perché è facile. Una palette è fredda, una palette è calda. Questi non mi piacciono tanto. Quindi non freddi. No, questi. Optiamo per la Daily Mood, ma... quindi. Sì. Ok. Daily Mood. Questi. Abbastanza facile uno. No. Beh, oddio. Questo. Dipende cosa vuoi fare. Con quale colore. Tipo una base. Qui, allora, se finora era una cosa abbastanza... Dai, adesso... Messo è una cosa un po' più certosina. Tipo una base normale, dai. Lo so, se lo sai tu quello che devi fare, no? Ok. Chiara, quindi non dovrebbe essere molto evidente. Oddio, su di me. Ma si vede. Pure prima, poi mi sono girata così. Quindi stai mettendo questo colore su tutta la palpebra. Sì. Poi sopra, cioè tipo solo qui. Questo. No. Cosa succede? No, non lo so. Che altro sento un po' di fallout. Oh, sì. No, tranquilli. Poi devi sistemare anche questo. No, come faccio? Sono andato un po' troppo su. No. Io vedo tipo una macchia, non distinguo bene. Ok. E poi tipo qui questo. Ah certo, un colore chiaro. Tutto ciò a notare con lo stesso pennello sporco. Naturalmente va a applicare il chiaro, mi sembra giusto. E no, mo quello bianco con un altro. Questo qui. Un po' di bianco sopra. Arcada sopraccigliare. Ok. Tiè. Vedi. Becca porta a casa. E adesso? L'altro occhio. Ecco, bene. Sperando che venga uguale. Non so, non minimamente cosa. Vedo una cosa rossa, un alone, però. Infatti è quello. Ah, ottimo. No, sorrida. Sento tipo la neve cascarmi addosso. Sì. Bitch per mamma mia. Certo che potevi impegnarti. Per essere la prima volta, guarda. Ricordiamoci sempre questo, ragazzi. Cioè, che cosa stai facendo con questo bianco? Stai cercando di creare uno spazio. Sì, tra il sopracciglio. Non c'è più. Ah, ottimo. E poi marroncino. Ah, giusto, me l'ero già scordato. Bene. Sotto non metti nulla. Mettiamo questo marroncino. Aiuto. Riesco a tenerlo aperto, ho paura. Era tutto bello fino a che non sono arrivata. Io raga, ho paura a dirle di usare l'eyeliner o il mascara. Il mascara dai, l'eyeliner ci posso provare. No, ci devi provare perché sto trucco così senza eyeliner non ha senso. Apri gli occhi.
Cioè, guarda che riga! Per essere la prima volta che lo metto. Dopo vedrò meglio nel dettaglio, intanto voi fatevi un'idea. Perché c'è questo attimo di silenzio? E vabbè, va bene. E adesso sopracciglia. Può farle con due prodotti, o il gel o la matita. Giusto. Ma perché fai il contrario? Difficoltà. 30 secondi. Se ne stanno staccando un sacco. Non è vero. Non è vero. E dai, ci manca solo mi caschino in sopracciglia. Pensi di aver fatto un buon lavoro? Perché ne vedo una più scura e una più chiara? Vabbè, ormai. Ormai è andata. Momento del mascara. Del magico amico di tutte le donne. Sta usando il mascara di Bershka che avete visto negli attrezzi. OMG volume. Esatto. Ma è carino come il mascara. Che devo stare con gli occhi chiusi oppure se mi chiusi guardo giù. Guarda dritta. Così. Un po' più giù. Anche sotto vuoi mettere? Oh minchia. Sudo freddo. Pensa io. Aspetta che devo. No, aspetta! Fattori su! Che devo fare? A su. Dai, nel gioco che si muove. Ho capito. E noi posso dire di fermarsi. Girati! Lo so, mi metto in braccio. Ce l'abbiamo fatta. Sì, c'è anche l'altro. Va bene, tanto. La faccia di ragazzi, ne sono state scelte due, non una. No, non so se le sarà tutte e due. Ok, quale abbiamo? Questa Potter's Clay. Sì, e quest'altra è Charm. Charm, questa è bellissima. Provo. Sei pronta? Dimmi come mi devo mettere. Sì. No, no. Basta il medico. Non Giorgia, il fazzoletico! Ho capito che esisti! No! Non ti mettere così, non la riesco a me. Come? Dimmi come devo stare! Normale! Sì, ma qui apri la bocca! Dai, Giorgia! Dai, quasi finito! Penso... Abbiamo quindi finito, adesso è il momento della verità, perché io, cioè io da là mi vedo ma tutta sfogata, lo sapete? Quindi adesso mi avvicino, prendo il mio specchiettino. Allora ragazzi, aspettate un attimo perché ho bisogno di metabolizzare il tutto e poi vi dirò le mie opinioni. Allora, partiamo dalla base, dai, più o meno ci siamo, a parte qua tutti gli ombretti caduti, quindi ho tipo un alone color salmone. Però dai, ci sta perché copre l'occhiaia. Qui l'illuminante messo bene. Per quanto riguarda gli ombretti, ecco io, nel senso, la differenza tra me e te. Perché qui è arrivato fino a qui. Ecco il qui è arrivato. Allora, l'eyeliner dai. Nel senso. Questa è venuta bene. No, invece mi piace più quest'altra. Ecco, no. Vedete, differenze, votate. Cioè perché questa porta su un po' più l'occhio, questo un po' più... Se vogliamo poi passare alle sopracciglia, ragazzi. Allora, non capisco perché la base ce l'hai fatta, tra virgolette, bene. Poi qua sopra è tipo un tutto sfumato, non ci sta una forma definita. Forse non no? Sono dimenticata. E anche qua, cioè, sembra col sopracciglio da montone. E anche qui proprio non c'è. E poi, eccoci qua. Tinta labbra. Capito, Tu dici, ma sono l'edica. È vero. Dai, sotto si può anche sorpassare. Sopra. Sì. Qui è la Joker. Tipo, finto smile, no? E poi sopra, non so, non c'è un labbro, nel senso, dov'è la definizione? No, guarda, sembra che c'è il manolabbro. Beh, nell'insieme. C'è di peggio, però nell'insieme, sì, potresti andare a fare la truccatrice per Suicide Squad. Quello senza ombra di dubbio. Voi scriveteci invece qui sotto cosa ve ne pare. Se è più top o più flop. Beh, certo per il mio matrimonio non vieni a truccarmi,
anche pensavo. No, verso l'altare e poi ciao maritino. Ti piace così? Quindi speriamo questo video vi abbia fatto trascorrere un po' di tempo in compagnia, e in più vi ho fatto appunto rivedere Giorgia, che me la chiedete sempre, che anche lei ha un canale, quando torni, non torni. Per ora no, perché la scuola gli impatta. Pira il cervelletto di gallina, e quindi insomma o fa una o fa l'altra. Iscriversi, commentare e un like. A thumbs up! Plan in corsa. Perché così arriva più lontano. A thumbs up. Quindi adesso noi ci andiamo a mangiare un gelato. Vi auguriamo lo stesso e vi mandiamo un bacione e al prossimo video. Muah! Speriamo truccati in modo migliore. Ciao! Ciao! Che era peggio. Ciao bella, io ti conosco. Ciao bella, io ti conosco. Tu fumi cannella. L'ultima cosa che vedrete sarete voi stessi. Tu urla di paura.